città, la caravana Città per i Comuni, lanciata da numerosi comitati, associazioni locali, movimenti di lotta per il diritto all'abitare. In questo territorio la vicenda del Santa Maria della Pietà è emblematica di come le politiche del centro-destra e del centro-sinistra siano sostanzialmente analoghe, siano sostanzialmente identiche. Intanto la ex lavanderia come spazio è esattamente la ex lavanderia, cioè è la ex lavanderia del manicomio di Roma, il luogo dove quando c'era il manicomio si lavavano i panni. E poi l'associazione ex lavanderia è quell'esperienza che nasce da un'occupazione avvenuta il 15 ottobre del 2004, fatta da associazioni e cittadini per impedire che anche il padiglione della ex lavanderia, che era destinato ad uso culturale, fosse, così come altri padiglioni, utilizzato in maniera impropria e sottratto all'utilizzo pubblico, in quel caso culturale, ai cittadini. In questi anni la storia è stata diciamo, su due fronti. Un fronte è quello della cultura. Cioè abbiamo fatto quello che si doveva fare in quel padiglione, cioè uno spazio pubblico culturale attraverso mostre d'arte, musica, teatro, tutto a livello volontario e tantissime iniziative, soprattutto sulla memoria e sulla storia di questo territorio e della legge Basaglia. Poi l'altro versante è stato il tentativo disperato di contrastare le scelte che si facevano sui 35 padiglioni e sui 27 ettari di parco dell'ex manicomio. Noi chiedevamo cultura, socialità, aggregazione, chiedevamo soprattutto che non si riproducesse in nessuna forma l'aggregazione, il concentrato di disagio, di malattia cronica e psichiatrica. Questa seconda cosa è esattamente quello che invece prima Storace e poi Marrazzo hanno realizzato e messo in campo. Vuole ricordare la situazione attuale nel Parlamento italiano. Alcune leggi favorite da questo governo sono al momento disponibili e pronte per la discussione tra qualche mese. Sono leggi che tendono a privatizzare la salute mentale, la gestione della salute mentale, che tendono anche ad allungare i tempi del trattamento sanitario obbligatorio e che tendono anche a fare in modo che i trattamenti sanitari obbligatori avvengano anche al di fuori dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura pubblici. Sono a nostro parere delle proposte di legge da contrastare e la manifestazione di oggi mi pare che vada in questa direzione. Wake up this morning, went to the rising sun. Three little birds, Bella Italia! And my doorsteps say his sing song. Melody pure and true. This is my message to you.
Questa storia, diciamo così, inizia il 15 ottobre 2004, in cui un gruppo anche ben nutrito di cittadini e anche di membri di associazioni, di persone impegnate anche nella politica del territorio, decidono di occupare la ex lavanderia, cioè questo luogo, questo padiglione dell'ex manicomio, perché sono venuti a sapere che in questo luogo, che era stato ristrutturato con i soldi pubblici, i soldi del giubileo, quindi non i soldi della ASL che è proprietaria di questo luogo, proprio i soldi giubilari pubblici, e che vincolavano questo luogo a un uso culturale, doveva divenire una casa delle associazioni, un luogo di produzione, di aggregazione sociale, di cultura, stava per essere, dopo qualche anno di sottoutilizzo, la ASL vi stava mettendo degli uffici, ma neanche degli uffici, proprio degli uffici interni della ASL stessa, quindi un uso pubblico, per modo di dire, che comunque tradiva l'uso pubblico per come era la destinazione intesa. Soprattutto all'inizio l'idea era quella proprio di diciamo proprio coagulare l'attenzione dell'opinione pubblica, l'attenzione dei media su quello che ci sembrava un'enormità, e cioè il tradimento della destinazione originaria. Di lì è nata questa esperienza. All'inizio non sapevamo quello che sarebbe stato, cioè poteva pure essere un'azione dimostrativa che durava qualche giorno, insomma non avevamo un'idea precisa di quello che sarebbe stato, perché il nostro obiettivo era quello proprio di impedire materialmente, proprio con l'interposizione fisica dei nostri corpi, questo scempio. E poi però questa realtà ha avuto una capacità aggregativa. Si sono aggiunte persone, alcune se ne sono andate, altre si sono aggiunte delle competenze, delle sensibilità, e quindi questo luogo è diventato piano piano, costruendosi nel tempo, quello che è oggi. Un paio di mesi dopo l'occupazione, quando abbiamo visto che tenevamo anche in condizioni di precarietà e di difficoltà, perché c'era stata tolta la luce, non avevamo la luce, cioè nonostante facevamo le iniziative, i concerti con i generatori, quindi proprio per caparbietà volevamo resistere, nonostante appunto i bastoni tra le ruote che la ASL metteva, e quindi nonostante le mille difficoltà siamo andati avanti. E quando abbiamo visto che era un luogo che aggregava, di cui forse appunto proprio ci rendevamo conto man mano che il tempo passava, che poteva esserci esigenza proprio in un quartiere abbastanza desolato sotto il profilo delle aggregazioni culturali e sociali, e abbiamo costituito l'associazione, che è nata quindi dopo l'occupazione, l'associazione Ex Lavanderia. Diciamo che la nostra intenzione è proprio della restituzione del luogo, dello spazio al quartiere e alla città. Raccogliamo i bisogni senza inventarceli, proprio sulla base di quello che ci viene richiesto, e offriamo questo luogo proprio a questi bisogni. I bisogni più diffusi possiamo dire che sono questi, da quello che ci risulta, cioè prove teatrali moltissime, ci sono delle compagnie sia professioniste ma anche amatoriali che non avrebbero altri luoghi e ci chiedono di provare. Prove musicali, anche queste altrettanto, tantissime. Persone che fanno attività di giocoleria, per esempio, approfittano dei soffitti molto alti di questo luogo, non hanno posti dove provare. Queste sono le esigenze più diffuse. Accanto a un'altra cosa, qui dentro adesso non saprei enumerare, però vengono ancora richieste moltissime feste di bambini, tantissime, anche di altre fasce di età, cioè persone che non hanno un luogo a disposizione, perché le case sono piccole, eccetera, per fare una festa che è un bisogno sociale.